Carissimi amici della programmia, buona domenica e oggi finalmente riusciamo a mantenere la nostra promessa con l'utente che ci aveva chiesto di provare il Rockwell S6, che è questo. S6 perché ha 6 regolazioni, 6 pe 3 pettini per 6 regolazioni. In questo caso usiamo la regolazione 3 che è quella secondo me più equilibrata. Il rasoio d'acciaio, acciaio satinato, molto, se vogliamo usare una parola volgare, ruvido. Come lo armiamo? Lo armiamo con delle Shark Chrome Blades, ecco qua. Lo squalo. Allora, mettiamole subito all'opera. Eccole qua, Shark. Questo Rockwell 6S, che il nostro utente ci ha chiesto di provare, la prima regolazione 3, che è quella che io trovo più efficace nel rapporto di posizione della lama delicatezza del rasoio, vedete, eccolo qua, Rockwell. Oggi apriamo un prodotto che ho comprato a maggio, mi sembra, a Berlino, che è la linea, adesso non trovo niente, qua. La linea Oak. La linea Oak è prodotta proprio a Berlino. E lo proviamo con un grande classico, un grande classico. Non mi chiedete la sigla perché non la so a memoria, ma il tasso nero dell'Omega. Veramente eccezionale. Messo a bagno, Barber Pole. Allora, ecco qua. Mettiamo un po' di... Facciamo un montaggio in viso di crema. Questa Oak nel nostro pennello e lo facciamo un po' metabolizzare. Io adesso inizio a fare un infarto. Sono quasi un melone. Manguria. Boh. Molto particolare come profumazione. Cerchiamo il viso. Viso sciacquato, teniamo un filo d'acqua per il pennello e un ultimo in viso, vediamo come va. Questo tasso è veramente qualcosa di eccezionale. Tasso nero. Poi vi dico di nuovo la sigla del pennello, non io che non la ricordo mai. Uno dei primi tassi che ho comprato, cioè il secondo, perché il primo era negli anni 2000, poi non l'ho mai cambiato,
E direi che sì, ci siamo, no? Allora, sentiamo le mani. Eccolo qua. Rockwell S6. O 6S. Barbary 3 giorni e mezzo. Lo mette a Shark. Pettine 3. Allora, rade, ma io lo trovo un po'. Ruvido, proprio di tutti i materiali che si è utilizzato, che un po' di attrito lo fa con la pelle. Ecco il cane che sveglia il condominio. Eccoci qua. Allora, il pelo è andato. Chiaro che la regolazione 3. Qualcosa è rimasto, però è meglio così, rispetto alle regolazioni più aggressive, che poi magari lasciano anche delle regolazioni. C'ha quel viso. E via, si riparte. Bel montaggione, qui però lo voglio più liquido. Allora, mattina presto, siamo un po' tutti stravolti. Obliquo. Se raddoia a questo punto trovo una pelle preparata, quindi scorre molto meglio.
Il obliquo se ne va di scioltezza. Controperino. Guardate che pennello, sto mega pazzesco. Passate lunghe, contropelo come sempre. E la formalità ovviamente, come sempre, a questo punto. Rifiniamo proprio tutto. Mappiamo il viso e sì, non c'è più nulla. Andiamo a cercare il pelo nell'uovo, ma non c'è nemmeno più quello. Bene, sciacquata. Tra l'altro oggi è l'Epifania, quindi buona, la mattina presto è terribile e l'Immacolata Concezione, l'Epifania, sì. Quindi giornata importante per chi è un devoto mariano come il sottoscritto. Ho anche tatuata una donna, non so se si vede. E quindi fa festa istituita, se non erro, dopo la proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione, da parte, se non erro, di Papa Pio IX, però adesso non voglio, a mattina presto, mettere alla prova le mie conoscenze storiche. Giornata in cui a Roma il Papa va a trovare la colonna dell'Immacolata, che è Piazza di Spagna. Ecco qua, allora, qua abbiamo il dopo barba, aftershave tonic, allora, natural bare care, vedete qua, dice che praticamente è organico, cioè non è sintetico, e ha un effetto tonificante e curativo, lenitivo. Dice applicare 1-2 splash, che niente di particolare. Anche questo qua è fatto in Germania per
Oak Berlino, o Oak, non so come si possa dire, naturale, perché c'è anche il bollino. Ho un raffreddore, quindi, però, molto alcolico, eh? Non è male, ma è molto alcolico e particolarissimo. Gradevole, molto particolare. Ancora un po'. Bene. Allora, ricapitoliamo un po' il tutto. Poi raffreddore con gli inverni, poi scende e insomma viene un po' di tosse grassa, normale purtroppo. L'anno scorso me la sono portata di fine marzo. Allora, partiamo dal fondo, partiamo dal pennello, dai. Questo è un evergreen, anzi, per meglio dire ever black, perché è un tasso nero. Manico Barber Pole è bello perché è bello da vedere e poi anche una bella impugnatura. Il ciuffo è qualcosa di eccezionale, cioè è una morbidezza che io veramente sono entusiasta. Ogni volta che lo riprovo, dopo averne provati magari altri, dico però cavolo, questo è veramente un gran pennello. Omega 6000 e poi vi dico quanto. Eccezionale, tasso nero. Rasoio, caro amico che ci hai chiesto, che mi hai chiesto di recensire nuovamente. Eccolo qua, abbinato alle Shark Chrome Blades. Eccole qua, che sono della Lord, tra l'altro, vedete, Lord. Allora, ribadisco il mio giudizio, è un rasoio che sicuramente funziona, è un rasoio che sicuramente dà il risultato del BBS, come ho avuto io oggi, ma è un rasoio che a me non è che entusiasmi particolarmente, perché tra i perché io non 160, cioè praticamente quello è il discorso, cioè questo materiale è un po' così ruvido, un po' così non so come spiegare, satinato, ma all'estremità, all'estremo non mi restituisce personalmente una grande sensazione, però questo non significa che questo sia un rasoio da scartare, anzi, dalla sua ha un rapporto qualità-prezzo molto elevato. Quindi per chi desidera un rasoio d'acciaio regolabile, nel senso con più pettini, a un prezzo tutto sommato ancora accessibile, questo può essere una soluzione. A me non convince al 100%, ma questo non significa che non vada bene. Cioè, io non sono mica la Bibbia, cioè voglio dire, ho altre preferenze. Dovessi dire, no, qual è il tuo rasoio o quali sono i tuoi preferiti, però questo qua comunque rientra fra i rasoi di grande qualità che io ho. Cioè non posso parlarne male, ecco, non so se mi sono spiegato. Posso dire, tra questo e un Tatara, io uso il Tatara, tra questo e un Omnic Shaving, scelgo un Omnic Shaving, tra questo e un Feder, scelgo un Feder, tra questo e un Rocknell, scelgo un Rocknell, però questo è un rasoio di grande qualità, tra l'altro anche molto bella la base. Insomma, quest'estate, per dire, l'ho provato in montagna su questo, quindi non è che veramente sono efficaci, non hanno nessun problema. Tanti le criticano, in realtà sono lamette normali, insomma tagliano bene, i BBS l'hanno dato, irritazioni non me le hanno fatte, quindi vanno bene. E poi c'è questa linea tedesca che ho trovato a Berlino in una barberia, Oak. Ma sicuramente
costa tanto, perché io l'avevo pagata tanto, mi dicono parecchie decine di euro l'abbinamento, però niente di strabiliante, ma comunque si sente che è roba di qualità. Sia il sapore che si stende molto bene, sia l'aftershave tonico che ha questo profumo molto alcolico, che io adesso non mi so descrivere, ma che effettivamente ha un effetto che vuole essere anche tecnico, cioè lenitivo, lo scrivono proprio di loro dietro, cioè non è solo un barba, non è solo un, ma è proprio quasi un curativo per la rasatura, per le pelli stressate dalla rasatura tradizionale. Quindi questo può essere il motivo della sua ricercatezza. Quindi Oak, linea Oak, crema e nuovo barba. Va bene, io vi ringrazio, mi scuso per il raffreddore e ci vediamo domenica prossima con un'altra rasatura. Buona domenica a tutti e buona barba a tutti.